Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati. Io sono Gio che basta, lui è Kratos. Quindi, sono venuto a attivare la runa che abbiamo preso. Non dà assolutamente nulla, solamente aumenta il PV. Quindi, quella che ho io mi tengo. Mi tengo quella lì perché, onestamente, solo PV. Speravo qualcosa di meglio, e invece, solo il PV. Allora. Perché anche questa qua tira danno da PV, però dà anche PA e vigore, mentre questa dà solo PV massimi. Magari ne darà di più rispetto a questa, però. Bueno, questa utilizzavo, non l'ho mai usata, non so manco. È perennemente attiva, cioè non c'è bisogno di attivarla come ho fatto con queste tre. Quindi va bene così. Niente, allora, avendo liberato quel porco là, il mangiasterco. Adesso torniamo un attimino qua a vedere se c'è lui lì e parlare con lui. E dobbiamo parlare pure con quella delle due dita, visto che abbiamo ammazzato quest'altri boss qua, ci hanno dato quest'altra runa. Vediamo cosa ci dice quella delle due dita, il padrone qua della tavola rotonda. Insomma, c'è da chiacchierare. Allora, prima fammi parlare con questa. C'è qualcun altro? A proposito, fammi vedere qua dietro. Non c'è niente. Signore. Veramente c'erano le spine, non è che mi ha rifiutato. Ottieni potere, ricevi equipaggiamento. Vediamo che equipaggiamento c'è adesso. Elmo del rovo. Ah, di quello là, sì, vabbè. Però le mie elmi non mi interessano. Mantello del presagio implacabile. Corazza del rovo. Quella di tutte spine. Rovi. Chissà se ci fanno. No, ma non ci danno nessuna cosa di, per il sanguinamento, visto che io ho la spada. Dico, poi vengono marchiati con robe di ferro. Non ci sono 200 mercanti guadagnando l'appello di assassino del globo cinereo. E niente, no, pensavo. Avendo massacrato scritto campione durante la disgrazia, il passaggio mortale in lingua mortale di chi è un vivo all'albero malo persino adesso. Mantello del presagio implacabile. La spada, cioè di quello là che ci ha rilasciato la runa, niente. C'aveva quella bella spada, cazzo. Vabbè, no, niente. Allora, io ho questa rispetto agli 12-18, per favore. Voglio bruciare la rete. Voglio bruciare la rete di spine. Ah, aspetta un attimo, ottieni potere. Ah, eccola la spada. Eccola la spada. Arcano 17. Causa sanguinamento. Capirà 36. Pensavo a qualcosa di più. E questo continua a provocare una moltitudine di spettri che braccano i nemici. Taglio maledetto, le cose che scatta in avanti infliggere un fendente diagonale, la scia di sangue della lama è seguita da un'esplosione infuocata e un attacco supplementare. Vabbè, sapete che fare? Vediamo se la posso clonare, se riesco a clonarla in qualche tempio, magari. Arcano 17, ma ne mancano 5. Sì, ma 5 perché ho la runa attiva. Ah. Vediamo qua. Ma per il primo peccato cardinale e mi dice di ambire anche al potere dell'onore della morte ha due nomi, il secondo è morte fatidica dell'onore della superazione. Liberare la luna sarebbe una follia.
Le dita non permetteranno mai in volontà superiore. Eppure eccoci qui. Giungere in volontà superiore per vedere il torpore delle dita. Il reame e la vita stessa sono in rovina. Accadono eventi impossibili che vanno oltre la comprensione delle dita. Chi può dire se il peccato cardinale resterà tale per sempre? Coraggio, concludi il tuo compito. Segui la via che ritieni più degna. Come bruciare le spine? Trova il combustibile. Solo la fiamma ardente della gran forgia dei giganti, sul picco più alto del regno, può incendiare l'albero madre. Per ravviare il fuoco, per bruciare, dovrai sacrificare una mente in grado di concepire la fiamma e condurti fino alla luna della morte. Vabbè. Va bene. Dobbiamo andare a sta cazzo di vetta dei giganti, trovare la forgia. Mo vediamo qua che è successo. Allora, innanzitutto fammi vedere qua un attimo. Allora, sì, questo è qua, però volevo vedere un'altra cosa. Ma dove cazzo è quello leggendario? Ah, eccole! Porca puttana! Dei neri coltelli, però questo è 132, io ce n'ho 100. Lacrima riflessa. La posso fare perché è la mia identica copia. Però a parte che io ho quello mio che è una potenza. Costo PV 660. Ma io mi trovo bene con quella che ho perché devo consumare rune e cose per potenziare cose. Rollo, cantico cavaliere drago, manto rosso. Questa qui era buona, però 132 è troppo. Fantocci di vergine, spadaccina. Sono in due. Costo PA 97, pure queste dovrebbero essere forti, eh. Vergine, spadaccina. Come veniva dalla leggenda eterna, uso per di spirito vergine una spadaccina. Queste due sorelle, appartenendo a una razza spietata che brandisce un'arma sinuosa, diventano fantasce per stessa volontà. E 97. No, sapete che c'è, raga, io mi trovo bene. Mi trovo bene con quello che ho. Se poi più avanti dovrò essere delle difficoltà, vediamo. Allora, ceneri di guerra, duplicazione cenere, ah, questo sarebbe. Ma che mi devo duplicare? Vendere, c'ho un bel po' di roba da darti. Bestiari. Sarò i doppioni più che altro. Non... Niente. Sto qua. Doppione, doppione.
scudi proprio non è. Spade pure ne avrò, guarda qua. Marea di roba. Ok. Va bene. Potenzia. Coltello nero. Eccola qua, questa qui si può fare, ne ho solo una da 9. Questa qui, ok. Ok. Una e due. Questa qui è quella che mi piace. Devo portare la fede a 20. Cioè, fa la magia della spada nera, là, le fiamme nere. Per questo la sto potenziando. E qua ci manca questa del drago antico per portarla al massimo. Va bene così, dai. Ok, quindi qua abbiamo fatto la qua dentro è dove c'era quella morta, ma non credo che ci sia più nessuno. C'è nessuno, no? Ok. Quindi andiamo a parlare col padrone. Sempre che dice pure lui. Dove devo andare? Riguardo i medaglioni segreti, semidei perduti. Allora, ok. Semidei, 4 semidei. Michelai. Ok. Ranni. Vabbè, questo già me l'aveva detto. Vabbè, dove devo andare? Un tempo fa. Vabbè, quindi non ci dice praticamente un cazzo di niente. Il mangiaporco qua non c'è più, c'è un fascio di luce. Sarà il prossimo che profanerò. Viene al fossato esterno. Praticamente ci ha sfidato. Va bene, poi ci andremo a sto fossato esterno. Qua non ne ok. Bene così. Queste ne ho 5. Me le compro. Sempre buone queste. 7. E basta così. Qua sono le magie di D e Roger. Ok, abbiamo fatto tutto. Quindi c'è da andare. Quello non c'è.
detto che al fossato sempre qua sarà. Queste quei due stupidi là. Terranova. Terrazzo, percorso sotterraneo, sarà sempre nei sotterranei ad aspettarci questo. No, aspetta un attimo, non c'ho capito un cazzo. Dove cazzo ci aspetta? Sarà il prossimo. Viene al fossato esterno. Ma al fossato esterno di che cosa? Cioè, a volte ti fanno al fossato sotterraneo. Fossato esterno. Brigante. Oh, meno qua non è qui. Dove c'è il brigante? Questo qui è un fossato. Lui è sotto un fosso qua. Fossato esterno potrebbe essere qua. Quindi se io vado qua, torno tutto indietro, scendo e vado a vedere. Fammi la prova, dai. Se non c'è me ne sbatto di lui e proseguo dritto per la terra innevata. Sì, così mi compro pure le gamberette qua da questo. No, è questo. Siamo già state pure qua. Che cazzo? Perché questo non c'ha i piedi rotti, quindi è tosto, è caduto. Con quale facilità, Kratos? Sei potente. Questo è un fossato. A casa mia è un fossato questo. Mo'. Vediamo. A parte che ci parlo pure con questo. Riguarda. Ah, aspetta, intanto prima questo. No, ma pure di più, cazzo. Dai.
there again. Never thought I would. What he does to those bottles. It was about that monster. Quel mostro si aggira qua attorno. E dov'è? Non dovrebbe apparire. Ma cazzo, mi hai fatto morire, pensavo che era lui. Questo è il fossato. Ma qua lui non appare. E te ne va ste cazze di libellule. Non arriva là. Guarda qua, va. Quella loccata non la prende. Quella non loccata l'ha presa. Ti senti... A mangia merda, che io già c'ho poco tempo. Dove cazzo sei? Non esci. Frate, non ho fame, niente. E che notte. È notte, però questo non esce. Vediamo se qua dentro. Ma non penso. Paolo, c'è l'orso qua, mi sa. Cazzo. Ah, sei tu piccolo. Qua c'ho già stato. Ma sto mangiasterco non esce. Là c'è l'orso grande. Lo lasciamo stare, che quello rompe i coglioni. Qua ci riporta su. Ma guarda tu. Non esce. Questo è sempre qua. Non lo so. O mi dovrei riposare, ma dove mi riposo?
c'è. Il posto è questo. Questo qui è il posto sicuro. È qua che deve venire lui. È il pozzo esterno. Oppure se ne intende pozzo esterno da dove sono partito, dal sotterraneo, proprio dentro la città. Il percorso sotterraneo. Da qui si esce fuori dal pozzo e lo troviamo là fuori. E posso provare l'ultima qua e vedere. Se non è così, niente. Poi si vedrà. E che cazzo, mangia sterco. Allora. Forzata esterno, lui diceva, forzata esterno, io pure che esco fuori, sono sempre all'interno della capitale, però. Nord, sud, est, ovest. Esterno. Niente, anche questo pure c'è qua esterno, oltre a questo qua. Sì, dai, comunque questo qua è interno, no, non è possibile, dai, non è possibile qua. E questo è interno, anche se esco fuori sono sempre interno alle mura. E lui è all'esterno, quindi o è lì o a quell'altra pozza. Ci ha parlato pure quello, ci ha parlato e l'ha detto pure lui, è qui nei dintorni. Che siamo alla fine, cioè dopo che lo batti ci vai a parlare alla tavola rotonda, dopo bisogna portargli i 5 pezzi di carne rossa, là, quei cazzi di cosi. Dove stanno? Questi, ce ne servono 5, ne abbiamo 3. Una volta che noi combattiamo con lui e torniamo alla tavola rotonda a parlarci, poi lui ci chiederà sti 5 cuori, qua non so che cazzo sono ste schifezze. Da lì abbiamo finito anche la sua quest. È solo che se sto pezzo di merda non si fa vedere. No, questo lo schippo adesso, allora. E qua possiamo scendere. Sbaglio, lì c'è qualcosa che luccica, sì. Vabbè, niente di particolare. Qua bisogna vedere qua. A sta zona qua. Vabbè.
siamo di nuovo doccia quello con i gamberi. Morto. Porca miseria. Ma ne ha dato goblin nero. Del brigante, sfera di ferro, invasione, ma eccolo qua sto porco di porca cazzo di libellula, figlio di troia, l'hai ammazzato, dai che sei un pisciatore, ma guarda sto pezzo di merda. Muore, si stava andando a curare il porco. Mangia sterco senza vita. Ma ha ammazzato a quello dei granchi. Meno male che me l'ero comprato i 20. Ok, quindi bisognava tornare via e poi tornare qua. Spada di Milos. Poverino, mi dispiace per questo. Allora, inventario. Cioè, scusate, equipaggio. La spada di Milos. Sanguinamento, 55. Ma figurati. La mia pure, uguale, 55. 11 e mezzo. 10. Cazzo. Emetto un orrido urlo maledetto che limita tutte le riduzioni dei danni e le resistenze di stato dei nemici vicini. Finché attiva, gli attacchi potenti diventano combinazioni di colpi. Per essere un gigante Milos era di statura ridotta, per questo era considerato impuro e terribilmente grottesco. Un gigante, le spine delate sono state affilate al punto di infliggere ferite, pare una lama curva seghettata. 15-19 DD, questa è pura, fammela provare. Ok, vediamo, pesante da sotto verso ma prendela con due mani, gratis. Uno, mamma mia, sembra molto più pesante. Ok, il potere. Che potere mi dai? Ah, ci aumenta l'attacco forse. Vedete che è uscita la spada col coso, il simbolo in su? Grido di Milos. Beh, dai, questa pure sarebbe da potenziare. Oh, vediamo se la caccio. E infatti mi toglie la potenza. E quell'altro simbolo là che cos'è? Appena ho equipaggiato la spada è uscito quell'altro vicino alla statua di Marika. Cazzo è? Non lo so, è uscito quel segno. Me lo fa spiegare, no? Niente. Che cazzo è quel segno?
Non lo so. Vabbè, comunque, qui abbiamo fatto. Adesso, a parte che ci ha dato pure qualcos'altro. Quello lì ci ha dato il globo cinerio, che mo è la maschera sola. Vabbè, il globo cinerio adesso glielo andiamo a consegnare. Ci ha dato pure un'altra, una bomba, che cazzo era non lo so. Comunque torniamo qui adesso. Ci manca un solo oggetto per chiudere la quest, eh? Perché uno ce l'ha dato lui. Quindi abbiamo quattro pezzi di quella carne rossa. Mo vediamo. Eccolo là il porco. Oh, vedi dove sta. You warded off my blessed despite the curse, and no one has succeeded in that. How? I thought that you are, in fact, it is my flesh that must give me your blessing. Defile my flesh with the seedbed curse. Profano le mie carne con la mia. Ancora, ancora, fino alla fine. Fino alla forgia non ho detto che un giorno profano l'ordine stesso. Profano. La mia vece. Allora, il mio destino era. Profana la mia carne con la maledizione. Fino alla. Aspetta, le mie spoglie col fuoco. Già nella prigione delle fonti. Ah, devo tornare là. Ho capito, Finocchio, ho capito. La prigione. Ma la prigione. Percorso sotterraneo. Abissi dimenticati, no. No, ma è qui per forza. Cioè devo andare di nuovo lì dove l'abbiamo liberato con la chiave, e lì ci saranno i resti, ci darà sicuramente la sua armatura. La spada ce l'abbiamo, ci manca l'armatura. Dopodiché si possono fare due cose: o lo si ammazza e finisce qua, oppure andando avanti troveremo un altro pezzo di sta carne rossa, gli verrà consegnato e sbloccheremo un altro finale di Elden Ring, che io già di finali di questa ne ho fatto la strega Ranni, mo devo finire quella di Vulcano, questa, poi c'è quella. Praticamente io sto facendo tutto a tappeto. Sto facendo proprio tutto a tappeto. Ok, mo scendiamo sotto. Così. No, la porca la puttana. Con voi non ci voglio perdere tempo. Muovo di Kratos che questo ci massacra. E lì la cella, poi però qua ci sono le mani. Dov'è la mano? Eccolo qua. Ah. Spira. Tutti quanti.
Usa la manutenzione. E ne ho 4. Vabbè, usala. Vediamo che succede. Io ne ho 4. Un giorno avrai quello che merita. E basta? Non ho capito. Va a vedere. Ah, ma gliel'ho dati tutte qua, quindi gliene devo portare ancora un'altra. Non ce l'ho più. Gli devo portare l'ultima. Quindi qua bisogna ritornarci. Gli ho date 4. Ne ha bisogno 5. Quindi fammi ritornare di nuovo da lui. C'è uno a cazzo avanti e indietro, avanti e indietro. Vediamo se mi dice qualcosa. Se no, niente. Vuol dire che dobbiamo proseguire la storia. Cioè, andare avanti per i cazzi. No, troverendo, una volta trovato il quinto, bene. E se no, l'ammazzo là su quella sedia e lo faccio morire là dentro. Chi se ne frega. Infatti vedi, non c'è più manco lui qua. C'è solo una pozza di sangue, lui è sparito. Boh. Allora siamo a posto così, dai. Mangia sterco, è ancora qua, è ancora lì. Gli ho dato 4 di quelle cazzo di cose. Manca la quinta. Va bene, dai, ragazzuoli. Quindi, Torre Divina di Altus. Cattedrale del Rinnegato. No, da qua. A posto. Va bene. Abbiamo fatto quello che c'era da fare. Ma si proseguirà da qua. Ci allora, sono borghi della capitale. Dobbiamo ritornare indietro. Perché qua abbiamo fatto tutto. Torniamo in su, si prende il montacarghi e sicuramente c'è sta strada da seguire. Speriamo di trovare subito la mappa. Va bene, dai. Ok, ragazzuoli. Ci si vede alla prossima. Un saluto da Giochebasta e da Kratos.